Buongiorno a tutti amici e bentornati sul mio canale dal vostro Gigio Juve. Oggi vi voglio parlare dell'ennesimo caso di archiviazione di una delle inchieste del processo Prisma. Una vergogna che si sta palesando in modo sempre più concreto e che sta dimostrando come questo processo fosse tutta una farsa ed una grandissima pagliacciata. Allora ragazzi, ne parliamo in questo video, ma prima vi chiedo di lasciare un like a questo contenuto, di iscrivervi al canale perché siamo in tanti a seguire i miei video, ma in tanti di voi seguono i video senza essere iscritti. Ragazzi, è gratis, non costa nulla, cliccate sopra il tasto iscriviti, un attimo vi siete iscritti. Per voi non costa nulla, per me è un grande gesto, un grande favore che mi fate. E inoltre azionate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutto quello che andrò a produrre in futuro su questo canale. Passiamo all'argomento del giorno, ragazzi. Passiamo all'argomento del giorno perché la procura di Bologna, che aveva ricevuto le carte da quella di Torino durante l'inchiesta Prisma, quindi inchiesta Prisma partita dalla procura di Torino, che tra l'altro, ragazzi, come tutti ben sapete, è stata dichiarata non idonea a fare quell'inchiesta. Quindi quell'inchiesta non aveva valenza perché la procura di Torino non possedeva i requisiti territoriali per poter fare quell'indagine. Però quell'indagine è stata fatta, la Juventus ha pagato a livello sportivo prima ancora che quell'indagine diventasse processo, perché come tutti sapete il processo Prisma è ancora in fase preliminare, ed infatti è stata spostata la sede del processo da Torino a Milano. Quindi l'inchiesta che è stata portata avanti dalla procura di Torino non aveva titolo di andare avanti, ma questo già lo sappiamo tutti. Inoltre, prima che cominciasse il processo, tutti sapete che è caduto un capo di imputazione, il capo di imputazione delle false fatturazioni, con tutta la pagliacciata della fattura compilata a mano, che io vorrei sapere che in epoca di fattura elettronica del 2023, in cui tutti sanno tutto, in cui tutto è computerizzato, chi potesse credere che quella fattura aggiustata a penna fosse una fatturazione falsa. Quella, come tutti sapete, era semplicemente una correzione che veniva fatta dalla Juventus al Marsiglia, perché il Marsiglia aveva sbagliato la compilazione della fattura. Quindi gli veniva consigliato come fatturare correttamente ai francesi, che tra l'altro avevano sbagliato anche l'indirizzo. C'è qualcosa di normale che capita in tutte le aziende del mondo, perché se io ho un'azienda e un mio cliente, un mio partner commerciale mi manda una fattura sbagliata, naturalmente io gliela rimando indietro. In quel caso la Juventus ebbe la gentilezza di aggiustare la fattura e fargli capire come doveva essere fatta prima di rimandarla al mittente e aspettare che venisse fatta correttamente. Tutto questo dai giornali fu demonizzato, fu fatto passare per fatture false, naturalmente è caduto il capo di imputazione. Ma l'ennesimo capo di imputazione che cade è quello della procura di Bologna, che aveva aperto un fascicolo circa praticamente la vendita di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna. Riccardo Orsolini fu venduto dalla Juventus al Bologna, ma ciò che era caduto sotto l'occhio della magistratura era il diritto di ricompra che la Juventus avrebbe dovuto esercitare sul calciatore. Naturalmente è caduta anche questa imputazione, è stato ritenuto che non avesse nulla di giuridicamente rilevante, anche perché, ragazzi, Orsolini gioca ancora al Bologna, la Juventus non ha esercitato alcuna ricompra. Naturalmente un'altra bella figura di Kinè, della UEFA, del nostro grandissimo amico Gravina della FIGC. Hanno fatto un'altra bellissima figura, perché loro naturalmente non hanno avuto con noi la stessa accortezza che ebbero
nei primi anni 2000 con l'Inter, con la Roma e con tutte le altre squadre durante il processo Passaportopoli, di cui abbiamo parlato qualche video fa e che vi consiglio di andare a rivedere, perché è giusto non insabbiare queste cose. Tra le altre cose, questa notizia viene riportata dai giornali, da tutti i giornali, perché poi all'inizio non la voleva riportare nessuno, adesso la riportano tutti i giornali, ma sono tutti trafiletti interni o qualche piccolo ragazzi articolo scritto su internet, articolo di quattro parole dove quasi dispiaciuti giornali come la Gazzetta annunciano l'archiviazione dell'affare Orsolini. Quindi cade un altro capo di imputazione che fa parte del processo preso, ma la Juventus intanto a livello sportivo è stata penalizzata di 10 punti per plusvalenze, ha perso la Champions League guadagnata sul campo, poi è intervenuta la UEFA, gli ha perso anche la Conference League che aveva guadagnato comunque sul campo nonostante i 10 punti di penalizzazione. Purtroppo ragazzi, si è scelto di patteggiare, la società non ha avuto la forza e le palle di andare avanti, di adire alla giustizia ordinaria e di ribaltare la sentenza che era stata emessa impropriamente dall'ingiustizia, perché così va chiamata, perché di giustizia non ha avuto nulla, perché come vi ho sempre detto la sentenza sulle plusvalenze non si è basata sul diritto, ma è una sentenza che era politica, già si era deciso all'inizio quanto quella sentenza dovesse punire la Juventus e quindi la Juventus accetta supinamente una sentenza che già dall'inizio si era scelto doveva avere il crisma dell'afflittività, doveva mettere la Juventus dietro la Roma e così è stato. Tant'è vero ragazzi che se andate voi a vedere il procuratore federale Chinì chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus nel mese di gennaio, che poi magicamente diventano 15 perché il giudice della Corte d'Appello federale decide di non voler correre rischi. 9 punti gli sembravano pochi ed ha ragione, 9 punti alla fine sarebbero risultati davvero pochi, e penalizza la Juventus di 15 punti. Poi i 15 punti gli vengono ridati, ricordate tutto perché per un errore, perché c'era stato praticamente, erano stati coinvolti dei dirigenti che non dovevano essere coinvolti, e quando viene rimandata indietro, magicamente Chinè, con le stesse accuse, andando a deprezzare le stesse accuse, quindi andando naturalmente a togliere il fatto che alcuni dirigenti erano stati coinvolti quando non dovevano essere coinvolti perché non erano membri del consiglio di amministrazione, oppure scusate, erano membri del consiglio di amministrazione ma non avevano diritto di rappresentanza, quindi non avevano modo di rappresentare la Juventus e i loro atti non potevano essere valutati come atti di cui la Juventus doveva rispondere. Tra questi ricordate il più famoso Nedved, e Chinè invece di ridurre la richiesta, che inizialmente era di 9 punti, la fa diventare di 10, perché nel frattempo la Juventus aveva acquisito 9 punti di vantaggio sulla Roma e quindi la Juventus viene messa subito dietro la Roma. E ragazzi, questo è stato il processo farsa, la società nella persona di Alcan, che si era permesso di dire che avrebbe difeso la Juventus in ogni sede legale, non ha fatto il suo dovere, ha deciso di patteggiare e stiamo subendo gli sfottò degli imbecilli, perché loro lo sanno, perché lo sanno tutti questa cosa qua, che è stata una pagliacciata, è una farsa questo processo, lo sanno tutti, non è che glielo devo dire io, glielo dovete dire voi, lo sanno benissimo anche loro, però naturalmente a loro conviene dire patteggianese e cazzate varie, perché sanno benissimo che è l'unico modo per attaccarsi alla Juventus. Viceversa, potrebbero attaccarsi a qualche altra cosa che in questo momento e in questa sede non voglio dire, ma possono capire benissimo a cosa si attaccano, perché ci sono attaccati dalla mattina alla sera e ci si sono attaccati per 9 anni di fila prima di inventarsi questa favoletta del cavolo, ragazzi, mantenendo naturalmente un profilo basso, perché siamo sui social, non diciamo parolacce, però potreste immaginare cosa io dedicherei a queste persone. Il discorso comunque, ragazzi, è che la Juventus
è stata penalizzata in un processo che prima ancora di cominciare, perché non è ancora cominciato, siamo ancora in fase preliminare, per il momento a settembre vedrete che verrà spostata la sede del processo da Torino a Milano, perché la sede più opportuna, e tra l'altro non è la sede che ha indagato, e il processo ancora non è cominciato e si sta smontando i pezzi ad uno, i pezzi stanno cadendo ad uno, fatemi sapere cosa ne sapete nei commenti, cosa ne pensate nei commenti, scusate, massima condivisione del video ragazzi, perché ciò che non dice la censura e la vergogna, la stampa, la televisione di questo paese, lo dobbiamo dire noi, perché siamo nel 2023, nel 2023 ci sono i social, abbiamo tutti il diritto di parola e diffondiamo la verità che non vengono dette o che vengono occultate e messe in secondo piano. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e fino alla fine ragazzi, contro tutto e tutti, alla faccia di tutti gli sporchi della FGC, sempre Forza Juventus.